Nel 1991, quando ero al secondo anno dell'università, feci un piccolo lavoro bibliografico per uno dei miei professori, il grande francesista e teorico della letteratura Francesco Orlando. E per ringraziarmi, Orlando mi regalò un libro, Menzogna romantica e verità romanzesca di René Girard. E mi disse: questo è l'unico libro di critica letteraria che ti sarà utile non soltanto per lo studio, per il lavoro, ma anche per la tua vita. E da allora l'ho letto subito e da allora lo consiglio sempre a tutti. Girard, filosofo, antropologo, critico letterario francese, pubblicò questo libro nel 1961 e attraverso un'analisi di alcuni grandissimi capolavori letterari, Don Chisciotte, Rosso e il Nero, Madame Bovary, romanzi di Dostoevsky, La Recherche di Proust, sostiene una tesi molto originale, cioè quello che lui chiama la menzogna romantica è l'idea che il desiderio sia autentico, immediato, da un soggetto direttamente a un oggetto. Secondo Girard, invece, i grandi romanzi moderni dimostrano il contrario, dimostrano che il desiderio umano è sempre triangolare, dice lui, cioè passa sempre attraverso un mediatore. Madame Bovary non desidera i suoi amanti, desidera un'idea di amore romantico che aveva appreso leggendo i romanzi di Walter Scott, i romanzi romantici. Quindi il desiderio non è diretto, autentico, è un desiderio triangolare. Ora ciascuno di noi può verificare sia in letteratura sia nella propria vita se questo è vero o no, ma questo è un libro che dimostra appunto come la critica letteraria ci faccia capire non solo qualcosa della letteratura, ma anche qualcosa di noi stessi. Thank you.